Radio DGS, l'informazione. Le notizie del giorno a cura della redazione di DGS News. La cronaca dall'agenzia ANSA Calabria: ha litigato per futili motivi con la moglie e poi si è scagliato contro la donna e la loro figlia, giunta in soccorso della madre con un coltello e un ferro incandescente. Un uomo di 56 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Corigliano Calabro e dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia. Rapina a Cittadella del Capo: ignoti hanno preso di mira slot machine e tabacchi di un bar del centro Alto Tirrenico. Da una prima stima sono stati sottratti circa 1000 euro. Sul fatto indagano gli inquirenti. Ieri l'ultimo saluto al consigliere di minoranza di Scalea, Palmiro Manco, sala consigliare gremita. Qui è stata allestita la camera ardente che ha accolto il feretro giunto da Roma. Ma le esequie si sono poi svolte nella chiesa San Giuseppe Lavoratore. Intanto si sta pensando di intitolare a Palmiro Manco la sala polifunzionale. Incontro tra il gruppo politico Civella Basta e Diamante Futura. Ok sulla candidatura di Pino Pascale. La campagna elettorale entra nel vivo. Le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale si terranno in primavera. La politica regionale: il mancato invito dei Giovani Democratici all'incontro con il commissario del PD calabrese Stefano Graziano ha generato uno scontro interno. Noi abbiamo sentito Carmine Quercia, responsabile dei circoli PD della provincia di Cosenza, e Mario Valente, segretario dei Giovani Democratici della Calabria. Il primo incontro con il commissario regionale del PD si è andato bene, ma c'è una critica che non può essere sottovalutata, che è quella che viene dall'organizzazione dei Giovani Democratici tramite il suo segretario regionale Mario Valente, che sostanzialmente non è stato invitato, non sono stati invitati alla riunione né la delegazione né ufficialmente il segretario regionale dei Giovani Democratici. La nostra posizione è ribadita pure alla riunione nazionale convocata da Orfini e da Del Moro, è stata quella di essere contro e di ribadire una posizione contro al commissariamento del PD in Calabria. Per noi era importante ed è importante far celebrare il più presto possibile il congresso regionale del Partito Democratico, dando l'opportunità ai nostri iscritti di scegliere il proprio segretario regionale, scegliere la propria linea politica. Un appello per l'agrario di Civella, una scuola che vuole creare tecnici e agricoltori che diano avvio a una nuova agricoltura nella nostra regione. Ne abbiamo parlato con l'imprenditore Luigi Mazzei. Voglio rivolgere un appello ai giovani che stanno frequentando la terza media della possibilità, ecco, di intraprendere un percorso nuovo, diverso. L'agricoltura in questi anni sta offrendo ai giovani grandi soddisfazioni, perché si allontana dall'agricoltura classica, fatta, come dire, di sacrifici e di lavoro duro, ma unisce a questo lavoro tante soddisfazioni. Due fermate tra le 9 del mattino e le 17 nel periodo estivo presso la stazione di San Nicola Arcella. Lo ha chiesto a Trenitalia il sindaco Barbara Mele. L'obiettivo è quello di far conoscere il sito più importante della Calabria, ossia l'Arco Magno. Inserire anche San Nicola Arcella tra le tappe dei regionali garantirebbe un miglior flusso turistico e soprattutto sarebbe anche una scelta ecologica. Sarà presentato giovedì 31 gennaio a partire dalle 18 presso il centro Donna Lanzino di Scalea il libro di Sergio Ruggero, Il periplo degli immortali, un romanzo storico che apre anche la stagione letteraria del centro culturale e sociale della città di Torre Talao. È tutto, grazie per averci seguito.